Antonella Clerici, lacrime incontenibili, attimi forti a e sempre a mezzogiorno. La conduttrice di e sempre a mezzogiorno annuncia una novità assoluta, poi di colpo le arriva una sorpresa. Puntata ricca di emozioni e novità che la andata in onda oggi, giovedì 14 settembre, nel consueto appuntamento pomeridiano con l'amatissimo programma di Cucina di Rai 1. Segia iri Antonella Clerici aveva annunciato una sorpresa, senza sveler altro, oggi la conduttrice ha dunque rivelato che quest'anno per la prima volta anche lei cucinerà e che la prima volta sarebbe stata proprio oggi. Sul finale della puntata si è messa dunque il grembiule per accingersi a cucinare ciò che aveva pensato cam primo piatto per i telespettatori. All'improvviso però è partita una musica d'ingresso e Anna Moroni, a cui Antonella elegantissima, è entrata in studio. Antonella, che non ne sapeva niente, è corsa da lei e non ha potuto trattenere un pianto liberatorio e intenso mentre si stringevano in un abbraccio. Antonella Clerici stupita dalla sorpresa organizzata, mille fette nascosto. Questa prima settimana della nuova edizione del programma di Rai 1 si sta rivelando per la conduttrice più intensa e inusuale che mai. Seiri, ad esempio, ha dovuto fare i conti a e sempre a mezzogiorno con un imprevisto oggi e toccato dunque alla sua prima volta ai fornelli del programma e alla sorpresa totalmente inaspettata di Anna Moroni su cui non possono esserci dubbi. Nulla era preparato in quanto la reazione di Antonella, tra lacrime et emozioni, è stata totalmente spontanea. Non pensavo di vederti, sono così contenta. Non pensavo, mi la fete nascosto. Ma c'è bella sorpresa che mi hai fatto. Ha detto Antonella in lacrime rivolgendosi alla Moroni e agli autori del programma. A e sempre a mezzogiorno anche la conduttrice accende i fornelli, rivoluzione nel programma di Rai 1. La presenza di Anna Moroni per la conduttrice non è stata un caso. Infatti l'ospite è stata fatta entrare proprio nel momento della ricetta di Antonella Clerici che, super emozionata, ha optato cam prima volta per qualcosa che le risce benissimo, la sua salsa tonnata. Vieni qui, vieni ad aiutarmi Anina. Ha detto Antonella Ciamando a Sella Moroni proprio nella postazione dei fornelli. Facciamo la mia salsa tonnata, è la ricetta della mia mamma. Ha poi proseguito la conduttrice iniziando a mescolare la mayonnaise, che la ghia pronta per che temeva che la fatta a mano non le riuscisse in diretta, il tono e le carote. Alla mia età queste emozioni non fanno più bene lo sai, ha invece detto la Moroni visibilmente emozionata.